Nello scorso episodio ci siamo dati da fare col tavolo degli incantesimi e finalmente tengo delle armi e attrezzi da lavoro molto performanti. Scusatemi, ma ho da poco bevuto una birra e ho molta aria nello stomaco. Allora, quella che vedete adesso è la casa che contiene il portale per l'End. Mi sono portato un po' avanti, l'ho costruito, ho messo, però non vi preoccupate, non sono ancora entrato. Ho intenzione di fare l'ingresso nell'inferno con voi. Bello effetto luminoso, sembra che ci siamo fatti una canna. Allora, signori, entriamo. Lasciatemi speranza voi che entrate. Bella questa cosa. Oh, no, si è buggato. Ah, meno male. Oh! Siamo spawnati in un posto relativamente tranquillo. Sì, non ci sono. Siamo al coperto. E sinceramente questo posto sarà perfetto per costruire un campo base. Allora, diamoci da fare. Cominciamo a fare luce. È inutile sprecare le torce quando puoi utilizzare questo sistema per fare luce. Oh, ci sono un sacco di pietra del Nether. Questa, una volta cotta, ci farò tanti mattoni. Ne farò proprio una casa blindata. E questi sono resistenti anche all'esplosione creeper, se non sbaglio. Bene, sono già passato di qua. No, non sono passato di qua. Ah, deve essere una fiamma che già esisteva. Oppure no. Mi conviene spegnere le fiamme che non ho acceso io. Sappi che mi confondo. Ecco, questo è un sistema pratico. Faccio un buco nel muro e incendio, così almeno sono sicuro che l'ho acceso io, non mi confondo. Quindi facciamo un buco qua e facciamo il forno. Questi non li devo toccare perché sennò mi incominciano ad attaccare. Quelle luminite. Mi chiedo una cosa, se colpisco la luminite a blocchi col piccone tocco di velluto, il blocco di luminite me lo dà pieno? Vabbè, è una cosa che devo provare. Quindi andiamo un po'. Allora, prima facciamo le cose a posto, eh. Sistemiamo bene. C'è mancato un pelo che non gli dessi una piccolata in testa a questo stronzo. Perché si è messo la mandi la testa di cazzo, non lo so. Allora, spegniamo tutto. Spegniti. Oh, qua si scende, bene. Allora, visto che... Proviamo. Funziona! Mi dai il blocco interno alla polvere! Bene, tocco di velluto è molto molto utile. Allora, facciamo un po' di luce qui. Proprio qua al centro, bene. Posso fare luce anche nei blocchi sospesi in cielo? Un po'. No, non funziona. Vabbè. Allora, il quarzo me lo vorrei prendere, ma non adesso. In questo momento è ancora, siamo ancora in fase di esplorazione. Non è il caso di caricarci con troppe cose. Ecco.
Sì, forse dovrei innalzare l'ominosità dello schermo, così vedrei meglio senza bisogno di tutto questo, ma sarebbe come città, vedo meglio, no? Pigliamo il quarzo, che con questa Texo Park somiglia tanto a una merda bianca. Però, il mattone degli inferi si rompe con estrema velocità e facilità. Però mi sto accorgendo che i picconi di ferro si consumano molto. E visto che funzionano anche i picconi di pietra per rompere questo, mi dovrei andare a prendere della pietra e farmi tanti bei picconi di pietra. E non sprecare i picconi di ferro. Tanto sia il quarzo sia la pietra si rompono tranquillamente col piccone di pietra. Inutile sprecare picconi di ferro, mi pare. Ma visto che già ci siamo, e visto che questo è un posto molto favorevole, e visto che voglio incominciare a cucinare, ho bisogno di crearmi un rifugio, cioè una base, e penso proprio che questo punto sarà il punto migliore per farsi la base, il punto di partenza per la conquista dell'inferno. E mi sto accorgendo che cosa scende ancora di più. Chissà come. Aspetta, io sento dei lamenti strani. Sì. Allora, faccia che bell'atrio. Altra luminite, però io sento dei rumori che mi fanno presagire che da queste parti ci sta un testicolo volante con i tentacoli che potrebbe seriamente rompere i coglioni se incomincia a sputare le sue palme di fuoco. Io lo sento, però non lo vedo. Forse al piano superiore? Dove stracazzo stai? Vabbè, prendiamoci questo limite, facendo attenzione a dove può stare questo stronzo. Allora, io lo sento chiaramente che sta qua, da queste parti. Ok, questa luminita è presa. Adesso andiamoci a prendere quell'altra. Alla faccia, ci sta un canyon profondo qui. Minchia, quanta luminite ci sta qua. Penso proprio che farò mambassa. Per la luminite conviene sprecare il piccone con un tocco di velluto. Nel caso mi farò l'incudine e lo riparerò. Lo riparerò. Però la musichetta di sottofondo penso che la lascerò perché è carina. Quanta luminite. Sette blocchi. Ok, adesso un blocco lo lascio, può essere utile per illuminare la zona. Allora, questa lava io la vorrei bloccare perché vorrei provare a scendere qua sotto, sperando di non fare casini. Ora mi faccio una copertura.
contro una lava e il gioco è fatto, ecco fatto.